Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo webinar. Oggi parliamo di dermatite atopica. Parliamo di dermatite atopica perché oggi è la giornata mondiale destinata a questa patologia. Si tratta di una patologia della pelle che ha origine multifattoriale, come poi ci spiegheranno gli specialisti che sono chiamati ad intervenire e che, pur essendo conosciuta da un punto di vista clinico, forse non lo è ancora abbastanza dalla popolazione, dalle persone che poi incontrano ogni giorno le persone che hanno questa patologia. E dico persone, ma intendo soprattutto i bambini, perché la patologia insorge soprattutto nei neonati e nell'infanzia, e gli adolescenti, che rappresentano una fetta importante delle persone che vivono con la dermatite atopica, che vivono e spesso ci devono convivere molto a lungo, perché la malattia può andare e tornare, diciamo, nel corso della vita più volte, ma può accompagnare una persona fino all'età adulta, soprattutto se non si intraprendono le opportune terapie. Cosa succede però? Che queste persone oggi vivono spesso una situazione di isolamento, dato che la dermatite atopica si vede, è una malattia della pelle, la pelle in qualche modo rappresenta la barriera tra noi, tra il nostro essere e gli altri. La prima cosa che gli altri vedono crea un problema sociale, crea vergogna a volte in chi ha manifestazioni particolarmente evidenti e a volte si viene presi in giro, soprattutto da bambini e da adolescenti, si viene isolati dal gruppo, quando invece a quell'età quello che conta è essere uguali a tutti gli altri, non avere tratti distintivi, quindi integrarsi pienamente. Questo può essere un problema, soprattutto se permangono alcuni falsi miti che riguardano la patologia e che poi andremo a spiegare. Quindi perché oggi ne parliamo? Ne parliamo soprattutto con voi giornalisti che siete qui oggi, io vedo tanti nomi conosciuti, perché ci aiutate a spiegare questa patologia, a sfatare alcuni miti e a creare un ambiente migliore per le persone che ne sono affette. Perché Osservatorio Malattie Rare ha organizzato questo webinar. La dermatite atopica non è assolutamente una malattia rara, è una malattia invece frequente quindi non ci sarebbe un motivo di trattarlo come osservatorio malattie rare se non fosse che durante il periodo della pandemia, in particolar modo durante il lockdown, il nostro sportello, che era aperto un po' a tutte le domande di chiunque avesse bisogno, lo sportello legale e anche lo sportello proprio per il Covid, ha ricevuto tantissime richieste proprio dalle persone con questa patologia, che intanto vivevano come tutte le persone che avevano un'altra patologia con un disagio e in più vivevano dei dubbi di tipo legale, volevano capire se erano a rischio, se non erano a rischio e cosa potevano fare dal punto di vista burocratico. Quindi noi ci siamo dovuti un po' muovere per sentire sia i medici sia gli esperti di diritto per dare delle risposte. Abbiamo sentito più volte l'associazione Andea, che è l'Associazione Nazionale Dermatite Atopica, con la quale abbiamo realizzato questo webinar, che ringrazio, poi parlerà il presidente. Abbiamo sentito la società scientifica, la SIDEMAST, che è la Società Italiana di Dermatologia Medica, Chirurgica, Estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse, che poi ha dato anche il patrocinio a questo evento, e siamo riusciti un po' a ricostruire quella che era la situazione. Quindi, quella che è la situazione specifica delle persone con dermatite atopica non la spiegherò io, ma lascio la parola alla responsabile del nostro sportello legale, l'avvocato Roberta Venturi, perché ci spieghi quali sono state le domande e soprattutto quali sono le risposte relative al rischio Covid e alla parte burocratica e quindi anche ai diritti che sono connessi a questa situazione. Il microfono. Buonasera a tutti, innanzitutto. E, come diceva Ilaria, tutto parte da una serie di domande che sono state poste al nostro sportello legale, che si occupa generalmente di questioni attinenti alle malattie rare, ma durante il periodo della pandemia si è visto ovviamente rivolgere innumerevoli domande rispetto alla condizione dei pazienti e alla propria attività lavorativa durante il periodo della pandemia.
Ad oggi quella che è stata, diciamo, la principale normativa volta a tutelare i pazienti, definiti generalmente come pazienti a rischio, non è più applicabile. Tale normativa infatti diciamo, è stata prorogata fino al 31 luglio l'applicazione di questa normativa che prevedeva appunto che tutti i lavoratori appartenenti al settore pubblico, ma anche appartenenti al settore privato, potessero astenersi dall'attività lavorativa, purché ovviamente rientranti in alcune classi di patologie che sono state poi successivamente specificate anche da parte del Ministero della Salute. In questo caso l'assenza dal lavoro veniva computata ai fini del equiparata al ricovero ospedaliero e di conseguenza non computata ai fini del comporto. Parlo di questa normativa perché nonostante non sia più applicabile, è comunque una normativa che desta ancora delle criticità. Questo perché? Perché mentre per quanto riguarda il settore principalmente privato, l'INPS attraverso una propria circolare ha definito, diciamo, quelle che sono state le procedure da applicare. Per quanto riguarda il settore pubblico, ci sono state più problematiche, in particolare con le questioni gestionali proprie delle risorse umane, che quindi hanno computato questo periodo ai fini del comporto. All'interno del titolo della mia relazione si fa riferimento a quello che è il codice V07. Questo codice era stato identificato inizialmente dalla regione Emilia-Romagna, proprio perché non avendo una procedura a livello nazionale, la regione Emilia-Romagna aveva identificato questo tipo di richieste con questo codice. Piano piano anche le altre regioni, non avendo istituzionalizzato una procedura propria, hanno deciso di utilizzare il codice che era già stato individuato da questa regione. Per quanto riguarda invece le normative ad oggi applicabili, l'unica, diciamo, normativa che può essere, che viene rivolta a quelli che sono i pazienti tendenzialmente con immunodepressione è la possibilità di accedere allo smart working. Capiamo bene che ovviamente questo tipo di normativa trova un limite nell'applicazione dal momento che non tutte le prestazioni lavorative possono effettivamente essere eseguite attraverso lo smart working. Pertanto, quelli che sono comunque dei lavoratori con patologie, quindi in una condizione di rischio, sono tenuti a prestare la propria attività lavorativa, salvo il caso in cui possano comunque effettuare degli accordi con il proprio datore di lavoro per vedere se comunque vi sono degli strumenti all'interno dell'azienda utilizzabili per tutelare questi soggetti. Vediamo insieme la questione dello smart working. Come dicevo, questa normativa è stata prevista proprio per agevolare quelli che sono i pazienti che si trovano in uno stato di rischio maggiore. Ora, la questione di paziente fragile e di rischio è stata di recente diciamo interpretata e stabilita anche da parte del Ministero della Salute congiuntamente con il Ministero del Lavoro, che attraverso appunto una circolare congiunta hanno stabilito che per persone fragili devono intendersi quelle persone che hanno già delle patologie pregresse e nel caso in cui dovessero entrare a contatto con il virus e quindi essere contagiate, tale contatto potrebbe in qualche modo metterle in una condizione di particolare gravità della patologia pregressa, piuttosto che condurre ad un esito infausto per gli stessi. Anche in questo caso sono previste ovviamente delle categorie di soggetti, o meglio, delle classi di patologie che possono accedere a questo tipo di normativa, ed in particolare si fa sempre riferimento a quelli che sono i pazienti in uno stato di immunodepressione, ai pazienti con esiti da patologie oncologiche, ai pazienti che sono sottoposti a terapie salvavita e a tutti quei pazienti con comorbidità che rappresentano ovviamente situazioni di rischio. Queste patologie, per far sì che la propria domanda, la propria istanza di smart working possa essere accettata, devono essere ovviamente certificate dal proprio medico curante, che dovrà valutare ovviamente la condizione del paziente e pertanto definire se il paziente può essere considerato o meno a rischio rispetto ovviamente alla pandemia, rispetto al Covid. Un ulteriore, diciamo, elemento di agevolazione che è stato previsto, soprattutto per quanto riguarda il settore privato, è la sorveglianza sanitaria eccezionale. In che cosa consiste? Questa sorveglianza rappresenta in realtà una visita che viene effettuata da parte se l'azienda dispone di un proprio medico referente da questo medico, altrimenti l'azienda può appoggiarsi a quelli che sono i medici
presso l'INAIL e verrà fatta una valutazione da parte di questo medico della idoneità o inidoneità del soggetto a tornare al lavoro. Ovviamente per quanto riguarda questo tipo di valutazione viene effettuata anche rispetto a quelle che sono le misure che gli stessi ambienti di lavoro hanno apportato per evitare che comunque vi sia il più possibile contatto tra le persone e che vi sia il meno possibile uno spostamento delle persone per recarsi sul luogo di lavoro. In particolare per quanto riguarda il termine, diciamo, di questo giudizio, verranno individuate quelle che sono delle modalità che comportano delle misure maggiormente cautelative per quelli che sono appunto i soggetti a rischio. Per quanto riguarda lo smart working, ribadiamo che comunque è una normativa che deve essere in qualche modo autorizzata da parte del datore di lavoro e deve essere ovviamente autorizzata in funzione di quelle che sono le prestazioni lavorative effettivamente esplicate da parte del lavoratore. Sostanzialmente le normative rispetto al Covid possiamo dire che con il passare del tempo e probabilmente con un andamento della pandemia che sembrava essersi ridotto e ultimamente sta aumentando, le tutele nei confronti dei lavoratori fragili sono di conseguenza diminuite. Sicuramente la maggiore tutela per un paziente immunodepresso può essere ovviamente quella di far sì che il paziente possa rimanere a casa e allo stesso modo consentire, quando possibile, di far rimanere a casa anche i propri familiari, perché è il contatto con le persone, ma soprattutto anche per chi prende dei mezzi pubblici, lo spostamento e quindi il contatto comunque anche con gli stessi mezzi, con quello che è il tragitto appunto per recarsi a lavoro. Per quanto riguarda nello specifico la dermatite atopica, potrebbe rientrare all'interno di queste normative, ma ovviamente la valutazione deve essere fatta da parte comunque di quello che è il medico curante, il quale dovrà ovviamente valutare la condizione del paziente se in presenza anche di quelle che sono delle ulteriori patologie o comunque la situazione generale dello stesso paziente, ma anche valutare se le terapie che vengono somministrate nei confronti del paziente possano porlo in una condizione di immunodepressione e quindi ritenerlo come soggetto a rischio e maggiormente da tutelare. Se io concludo qui il mio intervento, ma se ci dovessero essere degli ulteriori chiarimenti o delle ulteriori specificità rispetto a quelli che sono dei casi concreti, come diceva Ilaria in apertura, lo sportello legale è attualmente funzionante sia per quanto riguarda il vero e proprio sportello legale, ma anche la parte di esperto Covid. Quindi per qualsiasi cosa siamo a vostra disposizione per rispondere. Grazie. Grazie all'avvocato Venturi, sempre precisa come al solito. Devo dire che Roberta è veramente pignola, quindi ogni volta che c'è qualcosa che non torna va a pungolare le nostre istituzioni, ha chiamato chiunque e più tardi quindi parleremo di queste problematiche anche con le istituzioni che sono presenti oggi. Infatti avremo l'onorevole Vito De Filippo, peraltro ex sottosegretario al Ministero della Salute, e Sandra Petraglia, dirigente di AIFA. Con un piccolo cambio di scaletta rispetto a quello che vedete nel programma, facciamo prima parlare il presidente di Andea, Mario Picozza, perché vorrei che fosse lui a illustrarci quali ulteriori problemi hanno avuto i pazienti, al di là di quelli che sono venuti nello specifico a raccontare al nostro sportello legale. Sicuramente ce ne saranno stati altri di cui noi non siamo a conoscenza, che magari riguarda anche la continuità terapeutica, la vita di tutti i giorni, fare le visite. Di questo ce lo può dire sicuramente lei. Il microfono. Sì, mi sentite? Bene, salve a tutti e grazie per l'invito a questa stupenda iniziativa. Questo è il secondo anno che Andea, in questa giornata, la dedica alla dermatite atopica insieme a Global Skin, il nostro partner, insieme a tantissime associazioni di pazienti che operano appunto nella dermatologia, di pazienti con malattie dermatologiche. Partirei dallo specificare che la dermatite atopica non è soltanto un disturbo, diciamo così, di lieve entità, ma ha chiaramente varie forme, più gravi e più lievi. E non è soltanto così un fastidio per chi ce l'ha, ma è anche dolorosa, porta a perdita del sonno, quindi anche a perdita
ecco, nella qualità della vita. E sicuramente, appunto, l'intersezione con una pandemia, così come quella che abbiamo vissuto, che stiamo ancora vivendo, insomma, che abbiamo vissuto fortemente durante il lockdown, è sicuramente stato un evento davvero molto forte per chi soffre di questa patologia. Andrea si è mossa fino ad ora insieme a Federasme Allergie, che alla quale è affiliata, e si è mossa su vari livelli durante questo lockdown, a un livello istituzionale, chiedendo il rinnovo in automatico dei piani terapeutici per evitare, appunto, ai pazienti di dover andare in ospedale o nelle strutture sanitarie, e quindi esporsi in qualche modo maggiormente alla possibilità di contagio, e così come a livello invece di counseling attraverso il nostro numero verde, che appunto ha ricevuto molte chiamate, non soltanto per dare consigli su come muoversi, ecco, nel lavoro, e cosa poter chiedere al proprio medico curante, eccetera, ma anche per dare un sostegno, ecco, diciamo così, morale. Insieme a Federalma abbiamo anche tirato su cercato di mettere in piedi un sostegno psicologico che è stato curato dalla Società Italiana di Medicina Psicosomatica, e che ci ha aiutato in qualche modo a far fronte anche a un disagio psicologico delle persone con dermatite atopiche. Questa qui è una malattia che è caratterizzata da un forte prurito, che è, diciamo, di difficile contenimento, e proprio questo rende l'uso dei dispositivi di protezione individuale alquanto difficile e problematico. Pensiamo ad esempio che spesso la dermatite atopica colpisce le zone del volto e le mani, e come sappiamo le zone del volto, sul volto in ambiente lavorativo ma anche a scuola, va portata la mascherina, e questo consente, appunto, di tenere a bada un possibile contagio, però è sicuramente, diciamo, alquanto scomoda per chi è abituato, appunto, a grattarsi, ed ha sicuramente non poco prurito, anche scatenato proprio da questo tipo dal tessuto col quale sono fatte le mascherine, soprattutto quelle chiaramente usa e getta. Quindi si può capire come anche, ad esempio, la dermatite atopica sia un ostacolo, possa rappresentare un ostacolo per quanto riguarda la detersione, ad esempio, delle mani. Ci è stato detto in molti modi di lavarci le mani spesso. Ecco, la dermatite atopica spesso prende, come in molti casi, ha delle complicanze a livello delle mani, per cui le mani vengono lacerate, ci sono delle ragadi, e quindi e la detersione con detergenti anche molto forti è sicuramente sconsigliabile in quel caso. Però i pazienti con dermatite atopica hanno dovuto far fronte a questo, non si sono lavati le mani con estrema, chiaramente anche estremo, anche con molto dolore, perché appunto queste lacerazioni sono ferite aperte, e sicuramente questo qui poi espone, tutti questi fattori espongono ancora di più le persone con dermatite atopica al rischio di essere in qualche modo contagiati, sicuramente più di chi può indossare la mascherina con facilità, di chi non ha prurito al volto, di chi magari non si stropiccia gli occhi, e di chi può lavarsi le mani probabilmente con una frequenza maggiore. Sicuramente poi, appunto, anche con l'uso di detergenti delicati, ecco, il problema rimane. Pensiamo, non figuriamoci con l'uso di gel alcolici, che appunto possono creare dolore alle mani, eccetera. Per quanto riguarda diciamo l'aspetto dei più giovani, Andrea ha sentito ancora di più in questo periodo di isolamento quello che già era un isolamento di molti bambini e adolescenti che soffrivano di dermatite atopica, e che questo isolamento sociale lo vivevano già da prima. Proprio in questo senso Andrea è stata ha promosso negli scorsi mesi un sondaggio che ha segnato, ecco, delle brutte notizie per chi soffre di dermatite atopica. Circa il 40% dei ragazzi, degli adolescenti con dermatite atopica ha subito azioni di bullismo, e questo sicuramente è un fattore che ecco, lascia sconcertati. Cosa vogliamo fare? Cosa chiediamo per il futuro alle istituzioni e diciamo anche al sistema salute in generale? Vorremmo chiedere di facilitare dove possibile la telemedicina. È chiaro che non
può sostituire la telemedicina e un consulto, diciamo così, online, non può sostituire la visita, una visita accurata da un medico, però in molti casi può essere almeno di aiuto e di, per instradare le persone che appunto soffrono di questa patologia verso il giusto specialista. E in questo devo dire che Sidemast, abbiamo visto Sidemast impegnata in questi mesi in una campagna di consulti online e che vedrà appunto sempre i medici anche con Sidemast vedrà ripartire gli open day. È chiaro che appunto questo non può sostituire un corretto dialogo con il medico curante, con il medico, diciamo, con il dermatologo, con lo specialista, ma sicuramente può facilitare dei percorsi. C'è da dire che appunto le persone con dermatite atopica stanno vivendo un periodo particolarmente diciamo difficile. Perché le definirei persone a rischio? Ecco, non tanto perché possano sviluppare una malattia più grave e quindi avere degli esiti per il Covid-19 più infausti. Non tanto per questo, tra l'altro alcune evidenze suggeriscono che ci sia un certo fattore di protezione per quanto riguarda l'ospedalizzazione nei pazienti con atopia, quindi con allergie, con asma, eccetera, quanto per il fatto che comunque si espongono di più al virus proprio per le caratteristiche della loro pelle, per le caratteristiche delle loro mucose nasali, per gli occhi, eccetera. E quindi questo li rende particolarmente fragili appunto nei confronti in un ambiente lavorativo, ma anche appunto a scuola e nelle università. Vi ringrazio e vi passo la parola alla moderatrice. Prima di lasciarti, volevo fare una domanda. La domanda è questa: allora, abbiamo parlato delle difficoltà di chi aveva già la diagnosi di dermatite atopica e quindi sapeva già che comunque lavarsi le mani avrebbe creato un problema, sapeva già che doveva andare a prendere il farmaco e questo poteva in qualche modo essere un rischio perché si andava all'ospedale. Ma invece tutte quelle persone, quei bambini soprattutto immagino, che magari erano nati da poco, avevano le prime manifestazioni, per quanto riguarda poi l'avere la diagnosi, che voi sappiate, hanno avuto dei ritardi, delle difficoltà, e che magari stanno avendo la diagnosi ora, oppure in qualche modo è stata garantita comunque una visita alla cura, perché credo che la diagnosi proprio con la telemedicina per la No, certamente appunto. È chiaro però che può essere diciamo un primo segnale per far sapere alle persone, ecco, è meglio che ci vai dal dottore, anche se c'è un'emergenza sanitaria in atto. È chiaro che in un primo momento, ecco, un po' anche le strutture sono rimaste un po' chiuse, no? In qualche modo prese da molti fattori appunto di ancora incerti. Però poi quello che abbiamo visto è stata una ripresa delle attività di screening e di visite che hanno permesso poi alle persone di avere una diagnosi. C'è da dire che però tutto quanto è stato molto rallentato e sicuramente a volte anche le stesse persone hanno esitato appunto nell'andare a farsi visitare in una struttura specializzata e negli ospedali, proprio perché in qualche modo preferivano, ecco, non esporsi a una infezione. Quindi comunque sia, questo anche a livello appunto di diagnosi non ha di certo fatto bene alle persone che cercano una soluzione al loro prurito, ai loro problemi di pelle, insomma. Senti, invece per quanto riguarda la continuità terapeutica, a parte alcuni farmaci corticosteroidi, comunque non c'è bisogno di andare a prendere in ospedale, però per gli altri che rendevano necessario magari andare in un ospedale che poteva essere centro Covid, ci sono state delle difficoltà? Qualcuno vi è venuto in aiuto? C'è stato chiaramente appunto, è stata accolta subito anche la nostra richiesta di Federasma di prorogare, ma come di altre associazioni, di prorogare appunto i piani terapeutici, però
c'è da dire che rispetto ai piani terapeutici c'è stato rispetto invece ad alcuni piani terapeutici, cioè più specificamente quelli che coinvolgono dei farmaci innovativi, che sono soggetti a un registro, come è giusto che sia, subito dopo l'immissione sul mercato di un farmaco, è chiaro che va monitorata in maniera abbastanza stretta quelle che possono essere eventuali effetti collaterali, eccetera, e quindi sono stati istituiti questi registri. È chiaro che invece per queste c'è stata un po' più di difficoltà per questo tipo di farmaci, cioè quelli in cui appunto le visite erano d'obbligo. È pur vero che insieme al rinnovo dei piani, al rinnovo automatico dei piani terapeutici, l'AIFA ha disposto, ecco, un blocco nell'obbligo di compilazione dei registri, e che in alcuni casi, certo è stato un po' a macchia di leopardo l'effetto, in alcuni casi ha consentito appunto di non dover fare la visita, ma di ricevere magari i farmaci a casa, oppure di poter andare magari soltanto nella farmacia ospedaliera con già la ricetta e procrastinando così appunto la visita vera e propria, che poi probabilmente rappresenta, ecco, il rischio maggiore. Bene, quindi possiamo dire che qualcosa, insomma, di buono ha funzionato abbastanza velocemente. Colgo l'occasione per parlare quindi adesso con Sandra Petraglia, che è la dirigente dell'area preautorizzazione di AIFA. AIFA è stata citata proprio in questo momento dal presidente Mario Picozza per la proroga dei piani terapeutici e per essere venuta incontro ai loro bisogni, insomma, in un momento così difficile in cui immagino tutti abbiano chiesto qualcosa e tutti avevano bisogno veramente di qualcosa e erano tutti bisogni concreti. Quindi io quello che chiedo alla dottoressa Petraglia è, visto che comunque questa pandemia, insomma, continua, va avanti e per ora non sembra che voglia quantomeno non cessare, quali sono le prospettive per il prossimo futuro, perché questi bisogni continueranno a esserci ancora? Buonasera a tutti, spero che mi sentiate regolarmente. Intanto ringrazio Omar e l'organizzazione di questo convegno. Sapete che la dermatite atopica è i pazienti di dermatite atopica sono un gruppo di pazienti e una condizione che mi stanno particolarmente a cuore, quindi mi fa piacere essere di nuovo con Andrea a parlare delle prospettive che ci sono per questa malattia. Cosa è stato fatto e cosa si farà? Avete già menzionato la sospensione dei registri e la proroga dei piani terapeutici. Per la dermatite atopica, di fatto, i farmaci innovativi che sono impiegati nel trattamento in continuità, quindi con terapia continuativa e cronica, sono farmaci soggetti a registro. E nella fase immediata la reazione che ha avuto AIFA come approccio alle misure di contenimento e contrasto della pandemia è stata la sospensione dell'obbligo di inserire le informazioni e gli aggiornamenti clinici nei registri. Abbiamo monitorato, la nostra sono decisioni per quanto riguarda la gestione di questi strumenti che sono state adattate anche a quello che poi era il contesto organizzativo messo in atto, che è indipendente dalla nostra volontà, per limitare il contagio da coronavirus. E se nella prima fase di lockdown totale c'è stato il blocco, la sospensione dei registri e la proroga dei piani terapeutici prorogati per 3 mesi e poi altri 3 mesi fino al 31 agosto, dal 1 settembre abbiamo di fatto prospettato una ripresa light. Una premessa che vorrei fare sia per i colleghi medici sia per i pazienti: il registro noi siamo consapevoli, è vissuto come un appesantimento talvolta. Effettivamente sappiamo che comporta appesantimento e disagio. Ci teniamo però anche a ricordare che, oltre a essere uno strumento utile di governance per la spesa farmaceutica, è anche un importante strumento a tutela dei pazienti per quanto riguarda l'appropriatezza nell'uso dei farmaci e una garanzia di ottimizzazione dell'efficacia in termini di beneficio e
tutela anche da un punto di vista della sicurezza nell'uso dei farmaci, parlando di farmaci innovativi sui quali le informazioni sono più limitate rispetto a farmaci di uso più consolidato nel tempo. La ripresa nella gestione tramite registro terapeutico prevista, però, leggendo attentamente il comunicato di AIFA, non è una ripresa a regime come era prima della pandemia, è comunque una ripresa light che prevede intanto un inserimento per i clinici in ordine cronologico di ciò dei nuovi pazienti non inseriti a partire da marzo. E anche per quanto riguarda i controlli clinici, siamo consapevoli delle difficoltà che tuttora ci sono a macchia di leopardo e anche per alcuni aspetti e per altri aspetti su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda l'accesso ai centri per esami diagnostici o per le visite cliniche. Quindi da questo punto di vista anche la parziale riattivazione dei registri è comunque limitata all'inserimento dell'ultima informazione disponibile laddove è disponibile, senza l'obbligo di dover documentare anche visite ed esami che non è possibile fare, o nell'inserimento progressivo cronologico, quindi soltanto l'inserimento dell'ultima informazione senza dover costringere i pazienti a rifare percorsi nei centri clinici che non è agevole fare in questo momento. Quindi l'attenzione massima anche alla vivibilità della terapia da parte dei pazienti, che soprattutto pazienti affetti da patologie croniche, e in questo caso particolare l'ha già detto il presidente Picozza, pazienti che hanno una particolare ricaduta delle misure di contenimento della pandemia per quanto riguarda l'utilizzo dei meccanismi di protezione individuale o il frequente lavaggio delle mani, quindi sono proprio i due punti più esposti e spesso quelli più interessati dalla dermatite atopica, in particolare per l'impatto anche nella vita sociale. La mascherina è per i pazienti con dermatite può essere anche un elemento scatenante, però magari di questo la professoressa Peris parlerà dopo meglio di me. Cos'altro posso dire come approccio? Da un punto di vista più generale, prospettive a lungo termine che forse potrebbero essere benvenute comunque a prescindere dalla pandemia, la pandemia di coronavirus ha scatenato nel mondo regolatorio, non solo nazionale ma anche internazionale, un momento di riflessione, perché tutti abbiamo dovuto molto rapidamente mettere in atto meccanismi di flessibilità regolatoria, quindi una flessibilità regolatoria su tutto il ciclo di vita dei farmaci e in questo caso anche per l'accesso ai farmaci autorizzati. Questa flessibilità regolatoria ha portato a delle lesson learned, come si dice, degli esempi di buona pratica sui quali si sta riflettendo, e considerando che andiamo incontro sempre di più a una società digitalizzata, gli approcci che ci possono essere anche di alleggerimento per i pazienti, per tutto ciò che può essere implementabile virtualmente nel lungo termine, con i tempi necessari anche per le necessarie implementazioni di natura tecnologica, perché magari la soluzione regolatoria può venire in mente rapidamente, poi l'implementazione tecnologica può essere più graduale per diventare costante nel tempo e non solo misura ad hoc per far fronte soltanto a un momento particolare, potrebbero nel tempo portare anche a gestioni più leggere per i pazienti, meno pesanti nella vita quotidiana. Io qui penso di aver risposto alla domanda. Non... Sì, assolutamente. Però anche se nel frattempo è arrivata una domanda, proprio per lei, perché qui c'è qualcuno, la madre di un bambino, di un ragazzo con dermatite atopica, che mi dice: mio figlio è un adolescente e so che ci sono delle nuove terapie, però lui per una questione di età non ci rientra, insomma, si è scritto, quindi non può prenderla. Ma che limitazioni ci sono per gli adolescenti? Che cosa si può fare per loro in particolare? Perché da quello che ho sentito dai relatori nei giorni scorsi è proprio lì che c'è una fascia di sofferenza particolarmente forte, quando insomma cominciano a essere autonomi dalla famiglia e si trovano in un mondo che sembra che non li accetti proprio bene.
Per gli adolescenti, AIFA ha in corso la procedura, il farmaco dovrebbe essere disponibile anche per gli adolescenti, quindi è già autorizzato in ambito europeo per questa fascia d'età. Per alcuni casi particolarmente gravi, per i quali i clinici hanno documentato l'urgenza di accesso senza poter attendere la rimborsabilità da parte dell'SSN, che comunque è prevista anche per questa fascia di pazienti, c'è la possibilità di accesso mediante, per alcuni pazienti c'è stata anche durante la pandemia, l'autorizzazione all'accesso con una copertura da parte del fondo AIFA 5%. Si tratta ovviamente dei casi per i quali, in seguito a valutazione della relazione clinica, è stato ritenuto che vi fossero gli estremi per non poter attendere oltre a causa della o dell'estrema gravità della patologia o dell'estrema condizione di disagio che comportava per il paziente. Chiaro, quindi probabilmente ci auguriamo che la signora c'è da aspettare solo un po', perché magari per fortuna dipende dal grado prende. Dipende dal grado dalla gravità della patologia e dalla possibilità anche comunque di controllarla con le terapie attualmente disponibili nell'intero armamentario terapeutico. Perfetto, grazie. Poi sono certa che su questa parte arriveranno altre domande come sempre, ma nel frattempo andiamo a parlare, visto che l'ha citata proprio lei, con la presidente della SIDEMAS, la Società Italiana di Dermatologia Medica e Chirurgica Estetica delle Malattie Sessualmente Trasmesse, la professoressa Katy Peris, con la quale parliamo anche di stress da pandemia, come ha influito e che cosa la società scientifica ha fatto, ma soprattutto intende fare nei prossimi mesi per venire sempre incontro a queste esigenze dei ragazzi, dei bambini e delle loro famiglie, perché poi parleremo anche dei problemi che hanno le famiglie, sono anche problemi economici. Grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito. Io ho delle diapositive, quindi chiederei cortesemente di far partire la mia presentazione. Mi sentite? Ecco, dovremmo partire dall'inizio. Ecco, prego, la prossima. Intanto avevo piacere di spiegarvi un attimo che cos'è la dermatite atopica, che è una patologia ad eziologia multifattoriale che è caratterizzata clinicamente da una dermatite pruriginosa a decorso cronico recidivante, ma sul piano clinico da un'iperreattività cutanea, quindi è una patologia mediata dal sistema immunitario. Può esordire a qualsiasi età, ma nel 60% dei casi insorge nel primo anno di vita, mentre si stima che il 9-24% dei casi insorgano in età adulta. Quindi ormai conosciamo bene due tipologie di dermatite atopica, quella dell'infanzia e adolescenza e quella che insorge in età adulta. La prossima. Nei paesi industrializzati la prevalenza è triplicata e questo implica che insieme a fattori genetici in questa malattia abbiano un ruolo importante anche i fattori ambientali e si stima che 230 milioni di persone ne siano affette nel mondo, sono stime già molto vecchie, con una prevalenza mondiale del 3,5%. In realtà queste prevalenze variano molto nei diversi paesi industrializzati e l'Italia è nell'ambito europeo uno dei paesi più affetti, con 30.000 pazienti, di cui 7.000 nella forma grave e moderata. Questo è un esempio di quanto possa essere grave la patologia, quindi questa è una fase, diciamo un pattern infiammatorio, è quello più frequente e come diceva prima il presidente non è solo una patologia che causa prurito o fastidio o è solo il rossore, è una patologia che merita tutte le sue attenzioni. Come abbiamo vissuto questa emergenza? Beh, diciamo che nelle primissime fasi
i dermatologi in alcuni casi erano coinvolti nei reparti Covid, è stata un po' una situazione a macchia di leopardo. Sicuramente l'attività nei centri privati, ospedalieri, si è ridotta significativamente e le visite ambulatoriali urgenti erano solo riservate a casi con reale priorità. La prossima. Quindi diciamo che alcuni servizi sono stati chiusi, tuttavia sono state garantite le urgenze e la continuità terapeutica. La dermatite atopica non era una condizione di emergenza, ma d'altra parte il problema esisteva e di certo la malattia non ha diminuito l'incidenza in questi mesi. Avanti. Quindi che cosa è stato messo in atto durante proprio la vera fase di emergenza? Diciamo che quasi tutti i centri ospedalieri universitari si sono prestati ad un contatto telefonico via mail con tutti i pazienti affetti da questa e da altre patologie. Quindi venivano proprio contattati da noi medici e dal personale paramedico. Si è cercato di ricorrere alla telemedicina, come diceva la professoressa Petraglia, per la gestione dei pazienti stabili o dei pazienti anziani. Quindi, per esempio, potevano essere visualizzate le analisi ematochimiche, discusso la possibile insorgenza di effetti collaterali. Quindi erano pazienti che venivano seguiti con una modalità diversa e, come giustamente diceva la professoressa Petraglia, noi ci auguriamo che questa cosa da una fase emergenziale possa diventare un modo di operare nel futuro, almeno per una fascia di pazienti. È stato vantaggioso e sicuramente importante il fatto che l'AIFA abbia permesso di prorogare i piani terapeutici. C'è stata anche la consegna a domicilio dei farmaci biologici anche per la dermatite atopica e per i pazienti che avevano bisogno di visite ambulatoriali sono state adottate tutte le precauzioni messe in atto per l'emergenza Covid. La SIDEMAS, vedremo, ha attuato una serie di iniziative sia per i medici che per i pazienti, quindi abbiamo fatto dei vademecum, abbiamo promosso delle campagne di informazione che vedremo più avanti. Ovviamente, come dicevo, se un paziente era in una condizione grave, aveva comunque la possibilità di essere visitato nei centri ospedalieri con una visita urgente e noi abbiamo fatto prescrizioni di farmaci immunosoppressori e anche biologici durante il periodo emergenziale, se e quando necessario. Nella fase immediatamente successiva, ovviamente in tutti gli ospedali, la gestione doveva essere tale da ridurre il più possibile la potenziale risalita della curva epidemica attraverso la prevenzione e il controllo, quindi attraverso la formazione degli operatori, ma anche una sensibilizzazione dei pazienti e una riorganizzazione delle attività ambulatoriali ma anche di day hospital che prevedessero distanziamento, sanificazione e quello che sappiamo deve avvenire nella nostra pratica quotidiana. Vediamo quindi che SIDEMAS ha messo in atto tutta una serie di approfondimenti ma anche di informazioni per i pazienti, vedete, non solo per quelli affetti da dermatite atopica, ma una serie di diciamo suggerimenti che erano anche quelli dettati dall'OMS, dal Ministero della Salute, quindi suggerivamo ai pazienti di far riferimento a fonti affidabili di informazioni e quindi ribadendo questo concetto mettevamo nel sito tutte le misure importanti e come vedete abbiamo fatto dei vademecum da subito, dal 25 febbraio, per i pazienti affetti da diverse patologie tumorali e
di tipo infiammatorio, che sono state molto apprezzate anche dai pazienti stessi, perché il vademecum poteva essere downloadato e stampato, e che anche le altre società italiane e anche internazionali hanno apprezzato e in parte utilizzato. La prossima. Vediamo quindi perché le abbiamo fatte, perché capivamo che i pazienti ponevano frequentemente delle domande, cioè se la terapia che stavano eseguendo abbassava le difese immunitarie, se il paziente diceva ma io ho un maggior rischio di contrarre l'infezione, posso seguire la terapia, la devo sospendere e riprendere solo se mi ricompare la dermatite atopica o la psoriasi o quello che era, se c'erano delle particolari precauzioni che doveva adottare facendo la terapia, e diceva in caso di peggioramento chi chiamo, il medico di base, mi rivolgo a voi, vengo direttamente in ospedale. Quindi c'erano realmente una serie di necessità. Quindi vediamo quello che abbiamo fatto per la dermatite atopica, avanti. Abbiamo suggerito ai pazienti di non sospendere la terapia, di continuare, ma di far riferimento al proprio dermatologo o alla struttura di riferimento, di non venire a visita se erano affetti da sintomi simili influenzali, di rimandare le visite programmate se non era necessario, quindi il ricorso alla telemedicina, avanti, ma anche e soprattutto per i pazienti che erano in terapia con questi nuovi farmaci, dare degli indirizzi appunto sull'atteggiamento da seguire. Avanti, avanti ancora. Quindi l'uso della teledermatologia ogni qualvolta possibile. Avanti. E tra queste rientra un progetto di SIDEMAST con la partnership e anzi con il supporto incondizionato di Sanofi e di con il supporto di Personal Media per la parte organizzativa. In questo caso abbiamo iniziato questo progetto di videoconsulto, nella prossima vediamo meglio gli step organizzativi. Praticamente il paziente atterra in una piattaforma, in questa piattaforma si ritrova un questionario che noi abbiamo formulato proprio per selezionare i pazienti che possono essere idonei al videoconsulto, e troverà, se il paziente lo è, avrà poi a disposizione uno specialista per un consulto, appunto. Quindi non parliamo di diagnosi né di prescrizioni terapeutiche, ma se necessario, appunto, l'indirizzo a del centro specializzato più vicino al paziente. Avanti. E questo è solo per darvi un breve saggio del numero di contatti, di accessi che sono stati fatti in 15 giorni o poco più. Ci sono stati più di 15.000 accessi, quindi questo vi dà proprio un'idea dell'importanza di questa iniziativa e della necessità che hanno questi pazienti di avere un interlocutore. La prossima. Assieme a questo, che è una campagna che durerà fino alla fine di questo anno solare, abbiamo avuto la possibilità di proseguire questa campagna che si chiama Dalla parte della tua pelle, che è iniziata l'anno scorso, ma che grazie alle direzioni generali potrà continuare anche quest'anno. In questo caso i pazienti hanno accesso all'ospedale, quindi alle strutture ospedaliere, con tutte le misure di sicurezza e prevenzione che conosciamo bene, ma possono trovare il dermatologo in persona fisica e avere delle visite gratuite. Anche quest'anno parteciperanno più di 30 centri in un'unica giornata.
Poi abbiamo degli studi attivi come Società Italiana di Dermatologia, tra cui quello della dermatite atopica. Avanti. Abbiamo un registro nazionale per i pazienti affetti da dermatite atopica moderata e severa, che è proprio gestito dalla Società Italiana, e abbiamo anche fatto uno studio nel momento Covid, come vedete, uno studio che sarà a breve pubblicato su quasi 2000 pazienti affetti da dermatite atopica. Avanti. Molti sono stati gli studi che SIDEMAST ha pubblicato in questo periodo proprio come progetti nazionali sulla dermatite atopica e non solo, proprio in questo momento di emergenza e nella fase successiva. Avanti, quindi in conclusione, noi che cosa abbiamo consigliato ai pazienti? Di non sospendere di loro iniziativa il farmaco biologico. Come è già stato detto, ci auguriamo a breve di poter utilizzare il farmaco anche nei pazienti adolescenti, che sono quelli veramente high need, perché è una patologia che più frequentemente colpisce i bambini e adolescenti. Ovviamente, come diceva la professoressa Petraglia, noi lo potremmo utilizzare e lo dovremmo utilizzare solo nei casi importanti, ma ci auguriamo che sia disponibile non per un numero così limitato di adolescenti. Ovviamente bisognerà considerare su base individuale la sospensione del farmaco in caso di comparsa di sintomi. Abbiamo riorganizzato e programmato le visite cercando di rassicurare i pazienti che possono venire in ospedale, che non c'è il rischio di contrarre la malattia, dell'infezione, ma che ovviamente sono prese tutte le precauzioni. Usare la medicina per i pazienti la telemedicina per i pazienti cronici in fase stabile, ma anche creare una maggiore rete con il territorio per questi pazienti, proprio per limitare l'accesso all'ospedale solo in caso di necessità. Grazie. Grazie a lei. Io vorrei, prima di passare a parlare dell'aspetto psicologico nei bambini, ma soprattutto negli adolescenti, poi chiaramente anche negli adulti, vorrei fare un breve giro con il presidente Picozza, coinvolgendo anche la dottoressa Petraglia e chiaramente anche la presidente Peris, per parlare di un'altra difficoltà che hanno le famiglie, che a volte ci è stata segnalata. È una difficoltà di tipo economico, perché chiaramente quei farmaci di cui abbiamo parlato sono farmaci che vengono passati al Servizio Sanitario Nazionale, e quindi fino a lì per fortuna in Italia siamo a posto, però poi queste persone mettono, da quello che ci raccontano ogni giorno, tantissime creme emolliente, ci dicono: noi le troviamo in farmacia vicino alle creme antirughe, però quelle ce le dobbiamo pagare. Quindi mi sono fatta come economicamente è una spesa continua, e poi il dubbio che mi è venuto è se sia così in tutte le regioni o se ci siano delle diversità da regione a regione, perché questo, per esempio, per malattie simili ma rare, cioè alcune regioni passano anche delle, diciamo, quelle chiamiamole creme, però magari non è il termine giusto, altre magari no. Quindi mi domandavo se per la dermatite atopica ci fosse questo stesso doppio problema di diversità regionale e di spesa economica in ogni caso. Beh, allora, per quanto riguarda gli emollienti, esistono delle creme emollienti che sono, chiaramente, allora, per emollienti, andiamoci con calma, per emollienti intendiamo delle creme che mantengono l'idratazione della pelle a lungo il più possibile, e che fanno così un effetto barriera sulla pelle per evitare che ci sia perdita d'acqua attraverso, diciamo, la pelle, e che questo secchi le mani e la faccia, insomma le parti coinvolte da questa secchezza. Ci sono alcune creme che sono dei dispositivi medici, quindi, diciamo, quando possiamo dare la nostra targhetta del codice fiscale della tessera sanitaria, e poi possiamo, ecco, sono abbastanza un regime calmierato, ma sono pochi. Per lo più, appunto, la maggior parte delle creme in commercio sono
delle creme che appunto si comprano negli scaffali subito accanto alle creme antirughe, per dire che sono creme abbastanza costose. Il problema fondamentalmente è un problema di, in questo caso, è un problema di differenze individuali alla risposta a una crema. Le creme spesso hanno dei loro emollienti, delle componenti diverse tra loro, un crema rispetto all'altra, e la persona con dermatite atopica di solito, dopo una serie molto lunga di prove, spendendo tantissimi soldi, trova la sua e in qualche modo riesce ad andare avanti con quella lì. Però di solito sono tutti soldi che escono dalle proprie tasche, infatti è una malattia che è molto costosa. Poi è chiaro che se uno si può anche comprare della vasellina che costa pochissimo, però ecco, spesso non è ben tollerata anche quella, non dà una senza, sicuramente lascia untuosità un po' dappertutto, e quindi ecco, creme che hanno quelle giuste qualità, ma che riescono a proteggere, sono sicuramente delle creme costose, e questo appunto sono tutti i soldi che escono dalle tasche delle persone con dermatite atopica, e che spendono variabilmente chiaramente a seconda della dell'estensione della patologia sul corpo, così come della gravità, arrivano a spendere anche qualche centinaio di euro al mese. Ecco, abbiamo saputo di casi estremi che arrivavano anche a così tanto, quindi insomma, e di certo per la maggior parte sono soldi che escono fuori dalle tasche proprie e non rimborsabili in nessun modo. Mi segnala non solo creme, ma anche abbigliamento, tessili, tutto quello, certo, che fa a contatto con la pelle, quindi certo, è un problema che va oltre. Sì, considerate che ad esempio spesso viene sconsigliato magari un uso degli ammorbidenti, e spesso si utilizzano dei panni chiari, dei vestiti chiari che vanno lavati magari ad alte temperature e che vengono poco protetti magari dagli ammorbidenti in questo caso, e quindi vanno lavati spesso. Quindi assistiamo ad esempio in molte famiglie appunto a un ricambio ad esempio delle lenzuola, della biancheria intima, delle canottiere, delle magliette, molto 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 veloce, e che tutto questo poi appunto ritorna sempre a scapito dell'economia, ecco, delle famiglie, che vedono così piano piano erosa anche la loro capacità d'acquisto, insomma la capacità che hanno poi di vivere in maniera dignitosa, proprio perché spendono tanti soldi per questo tipo di cose. Mettiamoci anche ad esempio la cura per quanto riguarda non soltanto appunto le creme, ma pensiamo anche appunto ai detergenti, e comprare un sapone o una crema al supermercato non costa poco, ma comprare un detergente, sapone non sapone, con determinate caratteristiche, che non secchi la pelle, prevede una spesa sicuramente molto alta. E tutto quanto questo concorre appunto al fatto di molte famiglie ha un depauperamento proprio dell'economia familiare. Peraltro leggevo anche che i bambini, in modo particolare gli adolescenti, fanno molte assenze da scuola legate alla patologia, e anche lì, soprattutto per i bambini, immagino sia una spesa per i genitori, perché o si assentano o si ricorre a babysitter, quindi cioè, a maggior ragione è importante che ci sia una terapia efficace in grado di garantire una vita sia socialmente che dal punto di vista di salute, che possano fare tutto quello che fanno gli altri. Sì, qui c'è un problema anche che va oltre il contingente, i soldi. Qui c'è un problema che riguarda i segni che la dermatite atopica lascia non soltanto sulla pelle, ma anche nella psiche delle persone, no? Soprattutto in un'età dello sviluppo, appunto. Pensiamo che la mancanza della giusta quantità di sonno porta un'attenzione che viene meno a scuola. E porta, come avete detto appunto, al dover rimanere a casa magari proprio perché si è passata la notte insonne, e quindi appunto a spese ancora ulteriori o mancati introiti, visto che appunto qualcuno dovrà rimanere a casa col bambino. Però io
io penserei, metterei anche molto l'accento sul lungo termine, cioè sui segni che davvero questa patologia lascia nei bambini, che mano a mano crescendo poi portano dietro appunto si portano dietro questi problemi. È proprio per questo che insieme a problemi come appunto il bullismo che queste persone subiscono e questi bambini subiscono, gli adolescenti, tutto quanto questo concorre a portare, ecco, all'attenzione l'urgenza di soluzioni terapeutiche che possano aiutare i bambini e gli adolescenti ad avere una qualità della vita e una capacità anche di attenzione, appunto una crescita, ecco, delicata e bilanciata, ecco. Ed è esattamente questo il tema che andiamo a affrontare adesso con la psicologa e psicoterapeutica dell'Università La Sapienza di Roma, Loredana Petrone, perché aspettavo proprio di arrivare a questi spunti per parlarne. Il danno non solo fisico ma anche psicologico, che non è solamente un danno di una sofferenza lì per lì, ma è un danno che si protrae sempre, perché va a impattare sull'autostima, sulla costruzione del proprio percorso di studio. Loredana, ti leggo una frase che ho trovato tra le testimonianze del sito di Andrea, e poi ti lascio la parola, perché è veramente una testimonianza toccante e molto lunga di un ragazzo ormai diventato adulto, che però si racconta la sua infanzia e dice: a scuola ero il lebbroso da canzonare e da tenere lontano. Poi più avanti dice: se sei brutto e sfigato lo rimani per sempre. E così sono diventata una persona fortemente insicura. Grazie Ilaria. Questa tua introduzione spiega benissimo quello che poi di fatto vive l'adolescente, il bambino affetto da dermatite atopica. Dermatite atopica chiaramente che coinvolge la pelle, e noi sappiamo che la pelle è il luogo privilegiato della somatizzazione. La pelle è un organo espressivo delle nostre emozioni, infatti attraverso la pelle si manifesta il rossore, il pallore, la sudorazione, il prurito, le eruzioni, che sono tipiche eruzioni a prurito, manifestazioni dei soggetti affetti da dermatite atopica. E sono rimasta, devo dire la verità, fortemente turbata dalla percentuale letta dal dottor Picozza di Andrea, che ha affermato che il 40% dei soggetti, degli adolescenti affetti da dermatite atopica, è vittima di bullismo. Perché? Perché chiaramente, come noi ben sappiamo, la pelle, quindi questa pelle è diversa, quindi la diversità fa sì che venga e si determini quello che è l'isolamento. Ma che cos'è il bullismo? Che cosa intendiamo per bullismo? Il termine bullismo deriva dall'inglese bullying e si riferisce a un'oppressione psicologica, fisica, che deve avere delle caratteristiche, deve essere ripetuta nel tempo, quindi deve avere una continuità, deve essere intenzionale e ci deve essere una relazione di tipo asimmetrico, cioè un più forte che agisce un comportamento prevaricante a danno di un più debole. Una delle prime definizioni di bullismo è stata fornita da Olveus nel 1986. Olveus scrive che uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato, vittimizzato, quando viene esposto ripetutamente nel corso del tempo alle azioni offensive messe in atto da uno o da più compagni. Quindi il bullo, come ci dicevamo, mira deliberatamente a ferire, offendere, arrecare danno o disagio. Come ci diceva la dottoressa Ilaria, noi abbiamo, la dottoressa Bartoli, troveremo poi delle persone che ricevono delle ferite continue
il loro ego viene continuamente destabilizzato, ferito, per cui nel tempo mancheranno di fiducia, mancheranno di autostima, che diventa fondamentale nella dimensione relazionale. Chiaramente il bullo è colui che è più forte e la vittima è colui che molto spesso è incapace ed è incapace di difendersi. Il bullismo può essere diretto o indiretto, cioè può essere fisico, ci cioè può essere un'aggressione, può essere verbale, basato su degli insulti, su il raccontare delle situazioni che sono di tipo irrealistico. Oppure indiretto quando c'è un isolamento sociale, perché chiaramente la persona viene considerata, come ci è stato detto, un lebbroso, quindi una persona repellente. Ci possono essere delle dicerie nei confronti di quella persona, delle calunnie, o addirittura si può manifestare con quello che noi chiamiamo cyberbullismo, ossia non c'è più l'esposizione diretta, ma viene filmata la prevaricazione a danno della vittima e viene poi messa in rete, per cui nel cyberbullismo viene meno l'elemento della ripetizione nel tempo di quell'azione. Perché? Perché basta un click per poter, diciamo, utilizzare in maniera continuativa quel video, tant'è vero che noi oggi sappiamo attraverso diciamo, i nostri figli e ragazzi che ci sono dei video che diventano virali e molti di questi sono video che si basano proprio sugli sfottò a coetanei. Chi prende solitamente parte a questi comportamenti prevaricanti sono tre categorie. I bulli, che sono coloro che agiscono i comportamenti violenti, le vittime, che sono chiaramente coloro che subiscono, e gli spettatori. Gli spettatori non prendono parte attivamente alle, diciamo, prevaricazioni, ma vi assistono. Per ciò che riguarda il bullo, noi ci troviamo di fronte a due categorie di bullo che si dividono appunto nel bullo dominante e nel bullo gregario. Il bullo dominante è colui che ha delle grossissime difficoltà nel rispettare le regole e deumanizza la vittima al fine di giustificare quella che è la sua aggressività, quella che è la sua violenza. E solitamente le relazioni interpersonali si basano proprio sulla prevaricazione. La letteratura ci ha portato a individuare, praticamente a riconoscere che nel bullo dominante proprio la deumanizzazione si correla positivamente con una immaturità nel riconoscere le emozioni. Invece il bullo gregario è colui che sostiene, colui che supporta, è colui che aiuta il bullo dominante. Non prende l'iniziativa nel mettere in atto il comportamento prevaricante rispetto al dominante, no? Che prevarica, che è sicuro di sé. È ansioso ed insicuro ed è poco popolare. Acquisisce la sua popolarità proprio, diciamo, alleandosi con il dominante e attraverso cui cerca l'affermazione, di sé. Ma anche le vittime abbiamo due tipi di vittime. Abbiamo la vittima passiva o sottomessa e quella provocatrice. La vittima passiva o sottomessa ha una scarsissima autostima, ha una opinione di sé che è negativa, è insicura, è ansiosa e se attaccata, anziché chiaramente reagire, si chiude in se stessa e appare proprio incapace a poter mettere in atto dei comportamenti di rivendicazione nei confronti dei soprusi subiti, mentre la vittima provocatrice è colei che
è caratterizzata da una combinazione invece di caratteristiche ansiose e aggressive, solitamente iperattiva, inquieta e offensiva, tende a controbattere, tende a prevaricare i più deboli, ma nello stesso tempo manifesta un deficit nel riconoscere segnali specifici, chiaramente emotivi, interni, come ad esempio quelli relativi alla rabbia. Tutto questo per dirvi che anche le persone, gli adolescenti, i bambini affetti da dermatite atopica, possono sia vivere una situazione già di per sé e quindi di base estremamente invalidante, e l'atto di prevaricazione aumenta ancor più questa situazione di disagio psicologico che diventa schiacciante e diventa una sopraffazione tale da non riconoscersi. Cosa ha determinato il lockdown in questi pazienti? La reazione, ecco, è stata una reazione doppia. Alcuni si sono sentiti protetti, nel senso che le vittime, non dovendo essere esposte, si sono sentite al sicuro in una zona comfort. Altri invece, nonostante la prevaricazione, però che vivevano situazioni relazionali, sociali, al di là, ad esempio, perché molto spesso il teatro della sopraffazione è la scuola, quindi situazioni di non sopraffazione che non avvenivano, ecco, a scuola, quindi per esempio in ambito relazionale, pochi e sani amici del cuore che semmai portavano da contesti completamente differenti, la frequentazione di attività sportive, di attività come quelle scoutistiche, eccetera. Invece ha precluso tutto ciò, aumentando quella sensazione di isolamento e di esasperazione. Quindi il lockdown, sia per i bambini che per gli adolescenti, in alcuni casi è stato un aggravio. Io, come professionista, oltre a tutto il supporto con la telemedicina, gli sportelli in ambito, psicologico, spero che, un grosso spazio venga anche accordata alla prevenzione primaria, intesa come informazione da dare a tutti all'interno della scuola, perché informare significa formare coscienze. Credo che ognuno di noi ha una grande responsabilità in tal senso, tant'è vero che vorrei concludere questo mio intervento citando una frase meravigliosa di Einstein che dice che il mondo non è pericoloso a causa di coloro che fanno del male, ma a causa di coloro che guardano e lasciano fare. Quindi ognuno di noi ha una grossa responsabilità. Grazie a tutti. A questo proposito voglio farti una domanda io, perché qui a seguire questo webinar abbiamo soprattutto dei genitori, ma io credo, anche se non lo posso dire con certezza, che abbiamo anche magari dei fratelli, dei parenti stretti di questi ragazzi che soffrono con la dermatite atopica. E quindi quello che mi domando è intanto un consiglio ai genitori, perché alcuni ragazzi ci hanno detto sì, i miei genitori, visto che avevo una patologia, sono stati molto protettivi, però questo mettermi sotto una campana di vetro, poi non so all'atto pratico quanto lì per lì mi abbia aiutato e magari in futuro invece mi ha creato sempre più difficoltà poi a entrare in un mondo che andando avanti è più difficile. E nell'altro, riagganciandosi anche a questa responsabilità collettiva, ma gli amici, inclusi anche i fratelli, i cugini, le persone che poi sono legate a chi ha una dermatite atopica, sicuramente conoscono la patologia, non hanno preclusioni, non sono certamente loro i bulli, come possono aiutarli senza magari appunto farli sentire sotto una campana di vetro, perché altrimenti poi si genera un'altra problematica. Allora, io ti dico,
magari tenerli sotto una campana di vetro, cioè, mi spiego meglio, molto spesso i ragazzi prevaricati sono ragazzi invece che non raccontano ai loro genitori quello che è il loro vissuto, cioè quanto stanno vivendo, ad esempio, in ambito scolastico. Tant'è che gli interventi che vengono consigliati sono proprio interventi di sensibilizzazione dei bulli, perché i bulli a loro volta sono vittime di un sistema familiare violento che utilizzano come modello. Il bullo manca di empatia, perché se fosse empatico, non ovviamente prevaricherebbe l'altro. Quindi diciamo che sì, i genitori si preoccupano, ma non hanno una lettura a tutto tondo a 360 gradi. Invece, se tu mi dici come possono aiutare fratelli, amici, amici del cuore, sostenendo la vittima e aiutandola a raccontare la prevaricazione subita, perché fino a quando la prevaricazione sarà vissuta tra sé e sé, diventa molto difficile mettere in atto anche un percorso di cambiamento, un percorso trasformativo. Ad esempio, il fatto di opponiti, di la tua, non subire. Noi che cosa dicevamo? Perché abbiamo dato la definizione di bullismo? Se due fanciulli si accapigliano, c'è un'asimmetria di potere, quindi non è più un atteggiamento prevaricante. Se invece uno subisce senza, diciamo, reagire, ma con il reagire non si intende fisicamente, si intende anche render noto a tutti il comportamento prevaricante, del bullo, beh, questo significa non subire e la relazione si trasforma completamente. Quindi aiutarli, sostenerli in quello che è il loro percorso, in quello che è la loro autostima, e aiutarli soprattutto a raccontarsi e a raccontare la prevaricazione, il comportamento violento che stanno subendo. Chiarissimo. Poi, se nel futuro arriverà una terapia che li aiuterà a avere meno effetti della malattia, sicuramente questo sarà un aiuto. Infatti, prima diceva il dottor Picozza, diceva chiaramente loro non dormono, questo significa avere anche tutta una serie di problematiche che si ripercuotono in ambito scolastico, che può essere la scarsa attenzione. Quando parlavo di prevenzione primaria, proprio per questo, perché oltre a quello che si vede, quindi oltre alla pelle che parla e quindi che racconta uno stato di malessere e di disagio, quindi oltre al prurito c'è anche tutto quello che non si vede, semmai la sonnolenza, semmai l'incapacità di poter prestare attenzione con continuità. Quindi voglio dire, tutti questi comportamenti ovviamente hanno un impatto notevole e significativo in quella che è la prestazione e il rendimento scolastico. In qualche studio leggevo che spesso questa patologia è correlata, ora come causa o come effetto io non lo posso dire, ad altre che possono essere, leggevo in particolare ansia, depressione, ma anche disturbi alimentari ed altri disturbi del comportamento, Per non so come esempio, ti si senti. correla positivamente, dato che hai parlato proprio di ansia, si correla positivamente anche ad una serie di fobie. Una è la paura di arrossire in pubblico, o addirittura una fobia che è ben più invalidante che la fobia sociale. Quindi poi si trasforma proprio in incapacità ad andare a scuola, tant'è vero che in alcuni casi vengono attivati dei percorsi, dei BES, quindi dei bisogni educativi speciali, dove i ragazzi, ancora prima della pandemia che ci ha insegnato, no? E la formazione a distanza, vengono seguiti a distanza dagli insegnanti, perché non riescono proprio a sostenere il gruppo classe.
Diciamo, una patologia che colpisce duro nel fisico e anche nella vita sociale. L'ultima domanda, poi andiamo a chiudere. Noi abbiamo avuto problemi con la partecipazione dell'onorevole Lorenzin e con l'onorevole De Filippo. Sappiamo che questo è un periodo preelettorale, quindi gli impegni si accavallano, ma vedo che i temi non sono mancati. Vado a chiudere facendo una domanda alla presidente Katy Peris, che prima ci aveva lasciato dicendo che sperava di poter utilizzare il nuovo farmaco su molti adolescenti, e quindi a lei vorrei chiedere cosa si aspetta, ma non tanto solo per quello che riguarda la terapia delle manifestazioni cutanee, ma anche poi di quello che può essere l'impatto sulla vita sociale e psicologica di questi ragazzi. In attesa della risposta, vi ricordo che in alto a destra c'è un box dal quale potete scaricare la cartella stampa. Poi dovrebbe esservi arrivato anche il comunicato stampa, almeno ai giornalisti iscritti, però se volete quella completa, in alto a destra c'è Event Board e lì potete andare a scaricare tutto. La presidente Katy Peris è ancora in linea? Forse non ce l'abbiamo. Sì, eccola qua. Sono qui. Sì, beh, dicevo che quanto è stato detto è tutto vero, nel senso, e prima quando parlava di esperienze tutti noi possiamo avere qualcuno, io ho due nipoti con dermatite atopica e ormai la ragazza è una specialista, un medico specialista. Però io ricordo bene che quando era piccolina, faceva le elementari e le medie, la sua dermatite atopica era localizzata al volto, come spesso accade, e aveva il contorno, il perioculare assolutamente rossissimo. E tornava a casa da scuola dicendo: non è solo il problema della malattia, è anche quanto devi rendere conto di giustificazioni, di spiegazioni o appunto di essere additata dagli altri bambini. Quindi sono cose che poi chi le ha vissute o le vive conosce molto bene. Quindi, e questa è la fascia di età, ribadisco, in cui c'è più bisogno di avere terapie, perché è vero che ne abbiamo di terapie, ma sono cortisonici. Ciclosporina, che nei bambini e negli adolescenti funziona molto bene, la diamo quotidianamente, ma ci auguriamo ovviamente di avere anche qualche cosa di più, il che non significa da parte dello specialista farne un uso indiscriminato, scorretto, significa proprio avere la possibilità di avere un'arma terapeutica in più. Quindi questo è quello che mi sento di dire, perché come ho ribadito prima, è la fascia di pazienti che ne ha più bisogno, quindi ci auguriamo che questo accada a breve, e per il resto sono convinta che questi siano pazienti che hanno veramente bisogno di un supporto psicologico. L'assenteismo, la mancanza di attenzione sono tutte cose che chi sta in prima linea come noi lo vede quotidianamente insieme ai pazienti. E deve essere sensibilizzata la popolazione generale ed essere informata su questa patologia, i problemi familiari, i costi che sono sostenuti, i sensi di colpa che vivono i genitori. E quindi ci sono tante tematiche in campo che devono essere affrontate insieme all'aspetto medico di questa malattia. Grazie, ha risposto perfettamente alla domanda. E vorrei, a questo punto siamo alle 17:29, sto per chiudere e vorrei chiudere richiamando qui la dottoressa Petraglia, che oggi è stata l'unica istituzione ad essere presente, ma devo dire che AIFA non manca mai nel rispondere ai pazienti, nel confrontarsi. E vorrei chiedere alla dottoressa Petraglia, da questa ora e mezza, che cosa in qualche modo che cosa si porta a casa relativamente a questa patologia e bisogni, anche perché io so che lei sull'area dermatologia è particolarmente forte, quindi Sono dermatologa. Sono dermatologa. sicuramente la domanda c'è tutta, dai. Devo dire, diciamo, la conferma che i bisogni
e le esigenze ancora senza risposta dei pazienti con dermatite atopica sono sempre gli stessi, sono state dette, il dottor Picozza ha descritto benissimo la situazione della vita quotidiana di un paziente con dermatite atopica che quindi ha problematiche sotto tanti punti di vista e la necessità, l'urgenza che i pazienti abbiano risposte sempre più vicine anche a quelle che possono essere le esigenze di una vita il più possibile normale. Ecco, io quando ero dermatologa, quando ero al Gemelli, avevamo i pazienti che giravano 4 settimane a volte nella cignolina per curare 4 settimane ricoverati di fila. Sono ritmi e stili di vita che non consentono una vita davvero normale. Quindi i pazienti con dermatite atopica devono uscire fuori anche da questa condizione di un po' ghettizzazione, non so come definirla, però i pazienti dermatologici hanno delle forme di discriminazione che devono essere combattute e con l'impegno a tutti i livelli, quindi le disponibilità di farmaci, la gestione della vita quotidiana, anche la gestione di aspetti economici che non sono strettamente correlati all'accesso alle terapie, che rendano sempre più normale la vita di un paziente che adesso è in salita ancora. Grazie e ricordiamo a tutte le persone che stanno partecipando che sul sito dell'Associazione Pazienti trovate una serie di falsi miti, tra cui la dermatite atopica è contagiosa, non è assolutamente contagiosa, a parte il fatto che può provocare dolore, li potete toccare, ci potete stare vicino, non è un problema, a parte fargli male chiaramente. E la dermatite atopica è colpa delle persone che ce l'hanno perché magari mangiano male? No, l'alimentazione non c'entra. Quindi, se volete, fate anche un giro magari sul sito di Andrea e aiutateci a sfatare questi falsi miti che aggiungono dolore al dolore di una patologia che già di per sé fa soffrire. Io ringrazio tutte le persone che hanno dato la loro disponibilità a questo incontro e spero che potremo rivederci magari fra qualche tempo e raccontare che qualcosa in meglio è cambiato per queste persone. Vi ringrazio tutti, scaricate la cartella stampa e per qualsiasi domanda, comunque anche nei prossimi giorni, scriveteci e siamo comunque a disposizione e lo sono anche i relatori. Grazie a tutti, alla prossima.